Mentre continuiamo a vedere le immagini che ci arrivano in diretta proprio dalla capitale tedesca, i soccorritori al lavoro, una persona presumibilmente rimasta ferita che viene portata all'interno di una ambulanza per essere poi sottoposta a tutti gli accertamenti una volta arrivata in ospedale. Alberto, l'arretramento dello Stato islamico in Siria e in Iraq paradossalmente porta all'aumento delle possibilità che i foreign fighters o gli jihadisti possano colpire nel nostro continente. Ma non c'è dubbio, non c'è dubbio. Ricordiamoci che il califfato in quest'ultimo anno ha perso circa il 40% del territorio, che Mosul, la roccaforte irachena dell'ISIS, è sotto assedio, che tra un po' forse potrebbe anche cominciare l'assedio a Raqqa, la roccaforte, la capitale siriana del califfato, che peraltro è ancora impiantato in parti importanti della Siria, è ritornato per esempio a Palmira. Il fatto che non abbia perso ancora tutto questo territorio può in qualche modo frenare forse ancora il ritorno dei foreign fighters, che però hanno già cominciato a farlo. Attenzione, per esempio, che la Libia è piena di foreign fighters tunisini e di libici che sono tornati indietro dal fronte siriano, e ce ne sono molti altri che sono arrivati dai paesi occidentali, dai paesi europei in questi anni, solo dalla Francia 1500. Un migliaio forse quelli che sono venuti dalla Germania, un altro migliaio abbondante dalla Gran Bretagna, tanto per citare alcuni, per non parlare del Belgio, che come sapete tutti era diventato una specie di vivaio di jihadisti. Ed è questo il problema grosso. La sconfitta del califfato non sarà la fine del terrorismo, né significherà la stabilizzazione né del Medio Oriente, né purtroppo anche della sicurezza europea. Pochi elementi, ma radicali, possono in qualche modo destabilizzare le capitali europee che sono state tutte colpite finora, Parigi, Bruxelles, la stessa Londra, ma in misura minore, anche perché gli inglesi hanno messo in atto un apparato di sicurezza straordinariamente, come dire, capillare, che oltretutto cerca in qualche modo già nelle carceri di come dire, reclutare gli informatori che possono in qualche modo anticipare le informazioni e i piani di jihadisti. Poi ci sono i lupi solitari, coloro che si ispirano su internet, e questi sono forse i più incontrollabili. Direi comunque che l'Occidente non solo deve in qualche modo temere e allo stesso tempo prendere tutte le misure di sicurezza, ma soprattutto deve cambiare politica. Deve cambiare quella politica che in questi anni ha fatto sostenere in Medio Oriente i gruppi radicali islamici, quella Turchia dove oggi è stato assassinato l'ambasciatore russo. È stata quella che ha aperto per 5 anni l'autostrada della Jihad, con l'assenso, dobbiamo dirlo, anche dell'ex segretario di Stato americano, la signora Hillary Clinton, alleata dei sauditi, che in qualche modo pensava anche lei che la fine di Assad fosse vicina. E invece non è venuta la fine di Assad, sono venuti 1000 guai che sono anche stati poi ritornati purtroppo anche in casa nostra.